In questa situazione stiamo affrontando delle appalti di geno urbano, il discorso della progettazione del piano urbanistico, il patto di stabilità, non dimentichiamo, sono cose importantissime. Abbiamo fatto una trasmissione RAI a Villormont, abbiamo tutte le questioni delle soluzioni sportive, abbiamo tantissime altre cose in ballo. E ce la stiamo mettendo tutta per portare avanti e per portare avanti quello che è il nostro programma, quello che è tutte le cose che noi ci siamo presi l'impegno con la città di fare. Però lo stiamo facendo con una larga decimata, circa 13 persone in meno, il quale mi trovo io senza un ufficio staff che, grazie e non solo a loro, ad altri settori che hanno dato il personale per portarlo all'anagrafe, per portarlo ai fabbricati, per portarlo in tutti quei settori. E sicuramente non è necessario, quindi siamo tutti gli stessi dipendenti, ce la stiamo mettendo tutta per cercare di dare il nostro contributo, gran parte di dipendenti. Però ci serve anche un po' di serenità, ci serve un po' di serenità perché, ripeto, fermezza, concretezza, andiamo, approfondiamo tutto, però non tanto per questa amministrazione, perché amministrazioni ce ne sono tante, tante, ma per la città, perché se noi non diamo un po' di serenità, non diamo un po' di equilibrio, chi ci rimette la città? Non è questa l'impressione, perché ci sono dei progetti che devono essere portati avanti, che assolutamente non possiamo permetterci di non portare avanti. E questo lo dico perché in effetti questo clima non aiuta, questo clima non aiuta. Con questo io non mi sto dando voi una responsabilità per gli articoli che escono, io non faccio più lavoro, ognuno dice le cose che deve dire, però io chiedo a partire da me, per poi portarlo a voi, un pochino più di senso di responsabilità e di approfondimenti delle cose, perché purtroppo gli allarmismi creano all'interno di questo comune una sfiducia.